Ma se questo video supererà 40.000 mi piace, vi porto un video su FIFA 2006. Speciale però, non vi dico quale. Salve a tutti ragazzi e bentornati a MySciosha. Siete pronti a fare un tuffo nel passato? E lo so che per molti questa sarà una scoperta, ma vi assicuro che per vecchiacci come me questo è un tuffo nella nostalgia, quella proprio che... Visto che negli ultimi giorni abbiamo scoperto quale sarà il futuro di PES. Non c'è futuro, ragazzi, PES non c'è più, c'è i football. Ecco, questo video spero che vi faccia capire perché in tantissimi si sono lamentati, perché a tantissimi dispiace di questa perdita, ragazzi. Prima di FIFA c'era PES. Io ho vissuto l'era d'oro di PES. In questo video vi sto per mostrare il miglior gioco di calcio mai fatto. Questo è il gioco più bello che è mai stato sviluppato, ovviamente in relazione al periodo storico, contenuto, divertimento. E sto parlando di PES 6. È il 2006-2007. Se vuoi giocare a calcio, questo è il gioco. In realtà volevo fare prima un video su FIFA 2006 per farvi vedere com'era FIFA e poi farvi vedere PES, per farvi capire la differenza netta. Ma se questo video supererà 40.000 mi piace, vi porto un video su FIFA 2006. Speciale però, non vi dico quale. Così ragazzi vedrete la differenza. La differenza tra gli uomini, no, tra questo che era il gioco main e FIFA. Non era neanche nei pensieri dei giocatori, raga, non lo giocava nessuno, fidatevi. Supportate la grande il video con un bel mi piace, iscrivetevi al canale per non perdervi i nuovi video. Ragazzi, preparatevi perché questo è il motivo per cui io non so neanche quante ore ci ho passato su questo gioco, ragazzi. PES 6, eccoci qua. Però perché dico che è il migliore? Perché quando è uscito questo PES 6 è stato l'apice, ragazzi. Dopo di questo c'è stato il declino di PES, secondo me, eh. Oh. Ed eccoci qua, ragazzi. Adriano era l'uomo copertina insieme a Luca Toni, mi ricordo. In questo momento lui era l'imperatore. Vabbè, sapete già che ne penso io di Adriano. Che spreco di talento. Chissà che cosa sarebbe potuto essere e che non è stato. Intanto guardate quante modalità e quante opzioni c'erano subito appena iniziate. Se penso adesso che i football, cioè autunno quando esce c'ha 5 squadre e partitelle, un po' divento pazzo. Però ragazzi, vi ricordo che questo è un gioco di 15 anni fa più o meno. Aveva, al di là del gameplay che adesso andremo a vedere, aveva tante piccole cose che ai tempi ti faceva dire wow, incredibile. Nonostante ci fossero sempre i soliti problemi di PES, ovvero le licenze, e spesso usciva con il calciomercato non fatto. Io mi ricordo che quando compravo PES, le prime settimane le passavo a trasferirmi i giocatori. Cioè, quindi, che ne so, il Milan vende Shevchenko al Chelsea, andavo io, prendevo Shevchenko, lo mettevo al Chelsea. Per voi questa è follia, perché adesso un aggiornamento di un secondo lo scaricate e via. Ai tempi non era così, però ragazzi lo facevo lo stesso perché il gioco era proprio troppo incredibile per quello che era il tempo. Vi faccio vedere. Intanto partiamo, ragazzi. Guardate qual è la seconda modalità, la Master League. Ora, se non avete mai giocato a PES non sapete che vi siete persi, ma la Master League prima era secondo me la modalità più figa in assoluto. Cioè ti creavi la tua squadra, partivi dalla Serie B o comunque dal basso, con Barota, Castello, Miranda, Cellini capitano, ma che ne ve lo dica fa. Piano piano, vincendo, andavate a costruirvi la squadra. Io c'avevo certe Master League clamorose, ragazzi. Andiamo a vedere un po' le squadre, perché vabbè, oltre alle nazionali c'era la Premier League, c'erano anche i campionati. Allora ragazzi, io nella mia storia di PES ho avuto due squadre preferite. Una era l'Arsenal degli Invincibili e l'altra sta qui. Ragazzi, con questa squadra ho rovinato amicizie. E stiamo parlando dell'Inter. Ragazzi, st'Inter era clamorosa. C'è anche la Juventus, però in Serie B, perché vedete, dove sta la Serie B? Forse qui, da qualche parte, in altre lighe. Ah, eccola, vedete, altre leghe, perché in quell'anno la Juventus era in Serie B. Vabbè, spiace. Però ragazzi, questa Inter era clamorosa, era clamorosa. Andiamo a vedere un po' di giocatori con le varie statistiche. Ah, e notate ragazzi la somiglianza dei giocatori. Vi ripeto, siamo nel 2006-2007, insomma, un gioco di 15 anni fa. Guardate i volti. Per quello volevo iniziare prima, per farvi vedere FIFA e poi PES. Ok, lo facciamo nel prossimo. Vale la pena ragazzi, vale la pena. Adriano, vabbè, Adriano era fortissimo ragazzi. Guardate quel 99 di potenza tiro. Va sicuro che si sentirà in game. Regobba, El Jardinero, Julio Cruz, Hernan Crespo. Guardate i volti ragazzi, se li riconoscete, eh. Javier Zanetti, il capitano, Fabio Grosso, Vieira, Cambiasso, Tegan Stankovic, figo. Guardate i giocatori, guardate ragazzi, guardate. Clamoroso, clamoroso. Cioè, i volti sono loro. Questi erano gli anni
anni d'oro del campionato italiano, eh. Cioè, guardate il Milan che si schiera. Vabbè, il Milan, insomma. Guarda qua, Pirluzzo. Kakà, guarda che giocatore. Jan Kulowski, Nesta, che giocatore. Solo per farmi male al cuore voglio vedere la Lazio. Ah, sì. Rocky Makiwa, Tare. Porca miseria, Panda, Simone Inzaghi. Oddo, però, Oddo, ci stava, raga. Mudingai, raga, Lentesma. Ma quanto abbiamo sofferto? Ma sti anni quanto soffrivamo, porco Giuda. Mutarelli, Bonetto, Cribari, Siviglia, Zauri, Stendardo, Belleri. Porco Nonno Pallotta. No, mi devo fermare, raga, mi sta a fa male il cuore. Però quegli anni l'altra candidata allo scudetto era la Roma, che guarda che giocatore Totti, ragazzi. Guardate che giocatore Totti a 30 anni, tanta roba. O Cacaciuca, Cristiano Ronaldo, che giocatore, 21 anni. Voglio prendere però Cristiano Ronaldo per farvi vedere la grandezza di questo gioco. Allora, vedete, potevi cambiargli un po' di roba, no? Beh, il piede, il tipo di dribbling, come correva praticamente, come calciava le punizioni. Come le tirava le punizioni Ronaldo? No, qua ancora normale. Era ancora un giocatore normale. Però vedete, vabbè, questo c'erano gli style, questo era Roberto Carlos, no? Potevi selezionare il modo di esultare, no? E c'era tantissima personalizzazione, ragazzi, già ai tempi. Però non vi voglio far vedere questo, vi voglio far vedere quest'altra cosa, ragazzi. L'aspetto. C'era un editor che oggi ce lo sogniamo. Pensate a FIFA, perché tanto giocate tutti a FIFA. Pensate a FIFA, guardate questo, ragazzi. E siamo sulla PlayStation 2. Vabbè, non cambio il colore della pelle, non cambio, che ne so, vedete, la grandezza della testa, potevo modificarla. Il tipo. Vabbè, queste sono le facce, vabbè, vedete. Questo è Deco. Hairstyle, ragazzi. Oggi i giocatori, quelli predefiniti, non si possono modificare. Guardate qua, guardate qua. C'erano i capelli speciali. Guarda che succede. Cambiavi i capelli a Cristiano Ronaldo, a qualsiasi giocatore, ragazzi. Lo potevi fare un po' come te pareva. Oh, raga, è una cazzata. Lo so. Però dovete guardarla con gli occhi di ieri e di oggi. Oggi non c'è sta roba. Oggi non c'è. Ronaldo con i capelli gialli, te. Tu sei brutto. Avete visto gli scarpini? Benissimo, vi faccio vedere questo, ragazzi. Però tu te li potevi modificare gli scarpini. E questa è una cosa clamorosa, vedi? Lo modificavi, andavi a, che ne so, a mettere un simbolo simile a quello della Nike. Ci ho passato le ore. Avevo ricreato i Mercurial Vapor. Per chi se ne intende di scarpini. Del Piero, Trezeguet, Palladino, Scully, Zalaieva, Bojinov. Questa è la Juve della Serie B. Nedved, che giocatore. Mamma mia, raga, Boom Song. Zebina, un giovane Chiellini. Ma adesso andiamoci a fare una partita a PES 2006. Allora, facciamo un'esibition tranquilla. La prima è giocarmi un'Italia Brasile. Facciamo il Brasile, perché potremmo farci un'Italia Francia a simulare la finale mondiale, ma faccio il Brasile perché è più bella. Buffon, Nesta, Cannavaro, Zambrotta, Grosso, Pirlo, Camoranesi, Gattuso, Totti, Toni, Girardino. Possiamo fare qualcosa? Posso mettere Del Piero al posto di Girardino? Dai. Oh, ragazzi, loro sono uno squadrone. Ovviamente non mi ricordo niente, non so i tasti. Eccolo qua. Emerson, Zé Roberto, Ronaldinho, Kakà. Siamo a San Siro. Ragazzi, la nostalgia è entrata in questo video. Perfetto. Guardate che bello. Allora, c'è anche la versione italiana con il commento di Fabio Caressa e Beppe Bergomi, mi pare, vero? O no? O sto sbagliando io? Non me lo ricordo. Però, ragazzi, guardate la fedeltà alle magliette, sono loro. Era qualcosa di clamoroso sto gioco. Mi piaceva tantissimo. Cannavaro, Ronaldinho, eccoli qui. Sfilano questi giocatori. Tra l'altro, il Brasile, in quella Coppa del Mondo, secondo me, ha raccolto anche meno del dovuto. Suona l'inno d'Italia con De Rossi che... Vi ricordate, non ha giocato praticamente tutto il mondiale perché fu espulso. La maglietta falzocca del Brasile. Vabbè, anzi, ragazzi, che ci sono i giocatori reali e non Radolno, Ravoldi. Bellissimo, bellissimo. Eccola qui la formazione dell'Italia. Buffon, Cannavaro, Nesta, Zambrotta, Grosso. Cioè, raga, io non mi ricordo i tasti. Questi ci spanicciano. Alex Del Piero insieme a Luca Toni. Vai, si va. Guardate che bello, ragazzi. Vai, Grosso, su quella fascia. Ah, i passaggi, ragazzi, sono mezzi automatici, vedete. Un po' di ping pong. Ragazzi, sarà difficilissimo. Sarà difficile. Bar Totti. 1-2. No, Toni, c'hai i piedi quadrati. Porco due. Totti per De Rossi. Prova il tiro De Rossi. Ma che miccia. Allora, ragazzi, quello che avete visto, immaginatevelo fatto con Adriano. Cioè, voi non avete idea. Porco due, oh. Gli ho tirato uno straccio frascico da casa mia. Del Piero l'ha visto. Ha visto Toni tutto solo. Luca Toni, no. Ancora noi. Luca Toni forse è in fuori gioco. Oh, mamma mia, che giocone, ragazzi. Che giocone Toni, mamma mia, è scandaloso. Però c'è De Rossi. Del Piero. No. Vabbè, bella partita, ragazzi. Una traversa un po' unexpected. Sa Ronaldinho, fermatelo. No, ragazzi, Adriano non si ferma. Adriano è infermabile. Non lo puoi fermare, Adriano. Chiudetelo, vi prego. No, è rientrato. La mette in mezzo. Bravo, Nesta. Oh. Ma calma, Toni. Oh, come corre Camoranesi. Maro German. La può mettere in mezzo. Luca Toni.
ma non entra, non vuole entrare. Ragazzi, non c'era uno skill, non c'era niente, si andava dritti. Ma quanto era bello, mi sto divertendo un sacco. Non so che vedrete voi, però eccolo qua, il maestro Pirlo. Girardino per Toni, forza. Eh sì, Ronaldinho lo stai per fermare. Ronaldinho lo stai per fermare. Guardalo, guardalo, guarda che mosse che faceva. Grande Ronaldinho, sta a giocare con noi. Parti, parti, vai Pippardino, vai Pippardino, vai Pippardino. Dai che l'hai allungati. Bravo, 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 Alex Del Piero. Con due, mi sei magnato. Qua ragazzi, mazza quanto è difficile, oh. Totti, 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 Totti. Del Piero. No, Alex. Oh, Totti. Totti, ma non puoi tirarla così alta, Francesco. Bravo, bravo Pippardi, bravolo. Ma porco dici, perché tiri sempre alto? Non è possibile. Oh, ma stanno a menare, porco Giuda. Bravo Totti. Totti dice, che devo fare, che devo fare. Oh, fanculo albero. Grosso, no grosso. Dove cazzo va Nesta? Oh, si opera. No, all'ultimo. Mannaggia, dita insuperabile. E niente ragazzi, pareggio, X. Però, ma adesso che si fa? Si fa i rigori? Buffon, eccolo qua. Siamo all'extra time, vediamo che succede. No, ma fermate questo. Vabbè. No, non è accaduto. Ma che, ma cos vabbè. No, 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 Fred, no, da Fred, no. Dai raga, un tiro ho preso. Ma no, Fred. Nesta dice, ma com'è possibile. Eh sì pure dalla prospettiva del portiere. No, no, oh, oh, oh. No. Ok, sì, Buffon. Incredibile, incredibile. Dai, è l'ultima occasione, raga. No, Pippardino. Incredibile. Vabbè, è nata. Però adesso voglio giocare con la mia squadra. Questa era per i bolletti. Tanto comunque ce la siamo portata a casa la coppa. Ragazzi, ci facciamo un Inter Milan. Così. Mo però, ragazzi, state per assistere alla magia. Perché, cioè, questa era l'Inter. Adesso, ragazzi, vedrete l'Inter con cui giocavo io. Questa era la formazione, ragazzi. Cordoba, Samuel, Javier Zanetti, Vieira, Figo, Dejan Stankovic, Ragoba, Ibrahimovic, Adriano, Crespo. Messi un po' così. Siamo pronti per giocare con la squadra del Mike Nazionale. Vediamo se funziona tutto quello che ho sempre fatto. Mamma mia ragazzi, quest'Inter quante soddisfazioni mi ha dato. Quante soddisfazioni mi ha dato quest'Inter. Questo te lo allungavi. Ma adesso ragazzi, guarda, guarda, che cazzo era Adriano. E quello è fallo albero. Vai, mia, subito mia. È super divertente, è super divertente. Dovremmo farci una Master League qua. Ovviamente ragazzi, con questa formazione siamo tutti in attacco. Potevi tirare dalla tre quarti? Cioè, tiravi certe missili. Dai Imperato, vattela a riprendere. Guardalo. Ma non lo puoi spostare. Guarda che giocatore. Eccolo! Mannaggia! No! L'avevo fatto, ragazzi! Ecco, questo era Adriano su PES. Mamma mia, raga, quante amicizie ho rovinato con sta Inter. Bravo! Crespo! Crespo! Mannaggia, ragazzi. Vedi, sta formazione era due tronchi. Cioè, uno d'attacco e uno di difesa. Ma che... dove vai? Dove vai? Oh! No! No, l'ha voluto da... No, ragazzi, l'ha voluto da Adriano! L'ha voluto da Adriano! Entra Maldini, intanto, attenzione. Dai, chi? No, porca zozza, Deca. No, raga, devo farne almeno uno. Devo farne almeno uno. Eccolo. Raga, dai, dai, glielo famo. Dai, dai, glielo famo. Però devo dire che l'anno in cui c'era in attacco pure Suazo, che metteva a destra, ero ancora OP. Non so se era l'anno prima o l'anno dopo. No, raga, me la merito io, eh. Non è giusto così, eh. Me la merito chiaramente io sta partita. Oh, no, porca Giuda. No, raga, da Girardino non l'accetto, eh. È finita ragazzi, è finita. Forse i calci di rigore decideranno questa partita. Allora, non mi ricordo come si tirano. Crespo. Bene, bene Crespo. Bravo Crespo. Ma fa il balletto? No, Inzaghi. Adriano. Boom! Balla a prendere, va. Gilardino. Mamma mia che rigore Gilardo. Non so ragazzi se si può sbagliare o se è solo... devi solo scegliere... Mamma Ibra. Se devi solo scegliere la posizione. Il suo rigore è decisivo. Bello sto rigore, ha fatto proprio cagà. Ragobba, butta sotto l'incrocio. No, raga. Qua, questa è tua. Questa è mia. Guarda che rigore che mi ha battuto sto infame. Dejan Stankovic. Bomba, valla a prendere, dita. Ora, è tutto sulle mani di Brocchi. Christian Brocchi.
se la portano a casa. Se la portano a casa, Toldone. Ragazzi, non avrei voluto vincere così, però almeno un gol lo posso fare o no? No, evidentemente no. Però era veramente un giocone. Spero, ragazzi, che questo vi abbia un po' restituito il feeling che c'era nel 2006-2007. Guarda che bombazza. Non sono riuscito a farvi vedere la meccanica buggata di Adriano, ragazzi, ma va sicuro che Adriano, non so se era a sto punto, io mi ricordo giocavo anche con l'Inter, col tridente, con Suazo a destra. Quindi mo non lo so, non lo so se era questo o no. Però ragazzi, questo secondo me è il migliore in assoluto. Dopo si era arrivato al tappo, non si poteva andare avanti, né scendere né salire. Fatemi sapere che ne pensate. Un saluto a tutti, amici, ciao, alla prossima, ciao ragazzi. Ciao.